preso avvio così il 34esimo anno di attività della Corradini con l'esibizione di uno dei più giovani talenti chitarristici italiani, Carlotta D'Alia, 17enne, ma che ha già vinto decine di concorsi a livello nazionale ed internazionale. Un ospite d'eccezione per un concerto altrettanto speciale racchiuso in una cornice storica come il chiostro della Biblioteca di Arezzo. L'istituzione ha così rinnovato la propria volontà di aprire i propri spazi alla cultura a 360 gradi e, come in questo caso, anche alla musica. Il concerto ha inoltre rappresentato l'inizio della collaborazione tra la giovane musicista e la Corradini, che proseguirà anche nei prossimi anni.